Noi invece continuiamo anche a farvi sentire delle cose molto simpatiche relativamente a gruppi che con la musica, oltre a lavorarci, cercano anche di farci sorridere. Voglio salutare un personaggio simpaticissimo che abbiamo in collegamento, Raffaello Turlo. Buonasera Raffaello. Ciao, buonasera a voi. Voce dei Rimbam Band, questo nome che rievoca un po' un aspetto ironico di parodie a livello musicale, vero Raffaello? Sì, noi cerchiamo sempre di insomma filtrare attraverso il nostro occhio che è musicale, che è ironico, quello che succede nel mondo, ma anche quello che succede nella nostra testa, perché portiamo in giro spettacoli nei teatri italiani, comico-musicali, e che sono molto fantasiosi, sono ironici, sono divertenti e fanno leva su quelle che sono le nostre capacità di intrattenere appunto attraverso la musica, l'ironia, la parodia, il tip-tap, il mimo, la clownerie, il teatro dell'assurdo, tutto ciò insomma che ci piace e che padroneggiamo con, grazie alla nostra formazione che è musicale soprattutto, ma poi l'abbiamo anche arricchita con altri linguaggi insomma. E infatti una cosa molto carina, tra l'altro ci sono anche, siete ben 5 elementi, quindi salutiamo anche gli altri ragazzi che con te ne fanno parte, vale a dire Renato Sardo, Nicolò Pantaleo, Vittorio Bruno e Francesco Pagliarulo. Bravissimo, hai ecco. loro sono musicisti veri, nel senso che poi noi su web facciamo cose in una formazione spesso rimaneggiata e con gli strumenti che diciamo le situazioni ci consentono, però dal vivo Francesco Pagliarulo suona il pianoforte, Vittorio Bruno suona il contrabbasso, Nicolò Pantaleo suona il sassofono e Renato Ciardo suona la batteria, io invece sono davanti, canto, ballo il tip-tap, recito e faccio insomma tutto quello che posso fare e sono musicisti diplomati in conservatorio. Tu pensa che Nicolò Pantaleo è il maestro di conservatorio della classe di sassofono più giovane d'Italia e quindi insomma ce l'abbiamo noi. Bene, infatti questa cosa carina è quella che poi vi ha anche messo alla luce in ambito, che dire, anche nazionale, perché di recente, vabbè, a Striscia siete stati lì per un piccolo intervento, visto che si è preso di mira la citofonata di Salvini, no? Abbiamo fatto un po' di TV, abbiamo fatto qualche anno, insomma una decina d'anni fa anche Zelig, abbiamo fatto un programma con Luca Barbareschi sulla 7, siamo stati al Maurizio Costanzo Show. È ovvio che la nostra dimensione più naturale, quella per cui siamo nati, è assolutamente il live, il teatro, però in TV e su web ci siamo anche divertiti e in ultimo insomma il video della citofonata Salvini in cui cantiamo in cui centoniamo il pezzo della Bamba è diventato assolutamente virale, ha fatto insomma solo dalla nostra pagina Facebook quasi 3 milioni di visualizzazioni. Pensa un po', veramente. Poi c'è Instagram, poi ci sono tre pagine che l'hanno uploadato e l'hanno poi condiviso dalle loro pagine come se fossero loro, poi l'hanno mandato in TV ovunque, in Rete 4, la 7, Canale 5, insomma è un video che ha fatto leva su questo. E infatti, poi questo episodio. Per concludere, sì, e infatti, però ci vogliono questi atteggiamenti anche in ambito musicale, una cosa carina. Per drammatizzare, per riderci un po' su, qualche salviniano integralista e fondamentalista ci ha anche insultato. Da aspettarselo magari, perché poi nella massa ci sta tutto, va bene, ma a parte questo, dico noi, magari poi sentiamo anche qualche estratto di qualcosa che avete fatto simpatico, ironico. Non da meno, per chiudere, mi piacerebbe anche spendere due parole sullo spettacolo Mania Comic. Sì, Mania Comic è la storia di cinque personaggi, sono quattro pazzi e un medico psichiatra che prova attraverso dei cicli di terapie strane, prova a far diventare questi quattro pazienti normali, a normalizzarli. E quindi si fa la musicoterapia, si fa lo sport, si fa la ipoterapia, si fa insomma la terapia della fiducia, solo che poi a un certo punto di questa storia, di questi cicli di terapie, si scopre che, non ve lo dico perché dovete venire a teatro, certo, a vederci, però insomma è uno spettacolo assolutamente divertente con la regia di Gioele Dicci,
tutti ricorderete, l'autonomista incantato di Zelig, ma anche un uomo di grande teatro, insomma, è uno che viene dal teatro importante di prosa, e con cui abbiamo avuto l'onore di condividere un pezzettino del nostro percorso. Ed è uno spettacolo che stiamo portando in giro già dall'anno scorso, quest'anno il tour è ancora bello vivo, infatti domani riprendiamo il tour, facciamo Modena, facciamo Brindisi, facciamo Genova, facciamo, insomma, tutte le date le trovate su rimbamband.it, ed è uno spettacolo mai volgare, quindi potete portarci anche i bambini, è divertentissimo e che alla fine lascia anche un messaggio. Che cos'è la normalità? Ma soprattutto può esserci arte, creatività senza un pizzico di follia? Questi sono gli interrogativi che poi alla fine dello spettacolo uno si pone e prova a darsi anche una risposta. Raffaello, che dirti? Sei stato esaustivo e molto preciso. Io ti ringrazio di essere stato ospite a Che Gran Serata. Salute ai ragazzi e in bocca al lupo sempre. Noi sentiamo qualcosa che vi riguarda. Crepi il lupo, vi abbraccio tutti e buon lavoro a tutti. Gentilissimo, una buona serata. Ciao Raffaello, ciao ciao. Rimbamband. Siamo in Trentino e ci hanno detto che qui si nascondono degli spacciatori di droga e noi andiamo a cercarli. Speriamo che ci è sicuro. Non è che c'hai la bamba, non è che c'hai la bamba, c'è necessità solo un poco de bamba, solo un poco de bamba, in alternativa la Maria Maria. Tu che sei l'uomo nero, ce l'ha detto davvero il capitan, il capitan, il capitan. C'hai la bamba, c'hai la bamba. Ha chiuso. Ma è? Chi siete? Lei è uno spacciatore, mi scusi. Ma guarda che... L'ha presa appena. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove, non importa dove, quando, non importa dove. Avevo solamente voglia di tirarmi su. Due guance rosse, rosse come mele, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. E intanto andiamo al mare, in mezzo a un temporale, quando la pioggia cade, cadi tu, cercavo un mare calmo. Ami me in sta baglia, al ritmo della noce, sanzo finestra, soltanto per stasera. Amore capuera, cacciasse luna bella. Mi 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 mi. Tutto uguale, queste canzoni, stessa cosa, stessa, mi sono rottuta. Mi serve un po' di latte, il pane, il tè. Se non vai alla doc, che hai tenuto un zammoc.